Siamo sul ponte Assigna, l'unico che attraversa l'Arno, sul quale passano più di 25.000 auto al giorno, e da più di un mese impazza la polemica adotta al lenzuolo proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salubrità dell'aria. Passano tutti qui, biciclette e tutti. Troppe macchine, passa troppe. Noi si stiamo via a Roma, là a senso unico. Un po' la c'è migliorata, ma comunque si sta male lo stesso, perché anche stamattina alle 7:30 c'era la fila. Io ho anche l'asma, si figuri che è per me stare lì. E questa alle mie spalle è via Roma, la via principale di Signa, ormai con tanti fondi sfitti e molti lenzuoli che sventolano. A Signa nulla, non gliene importa a Signa, si vogliono stare così, se no brontolerebbe. Io ho le 70 anni che praticamente sto qui senza il ponte e morirò e il ponte non l'ho visto. E con questo smog e queste macchine come si fa? E con questo smog, siccome io ho sempre sostenuto che le persone che hanno studiato le capiscano meno che di quelle che non hanno studiato, continuino a comandare loro. Sì, dal ponte all'Indiano, questo è l'unico ponte che attraversa l'Arno. Io non lo so se con questo fatto della pista, della nuova pista, c'è verso fare un altro ponte, un ponte diciamo tra i due comuni, ecco. Almeno questo si spera ce lo possano fare, poi comunque è troppo se ne parla. Ci è venuto a noi anche. 25 anni fa circa si fece il blocco di ponte, c'era il vice sindaco di Firenze, il famoso sceriffo Scioni, tutte le autorità. Sembrava che facesse il ponte dopo una settimana, 25 anni. E invece sembra ci sia qualcosa da un'apertura, mi sembra ci sia. Con l'aeroporto c'è entrato anche il ponte di Signa. Speriamo qualcosa cambi. Speriamolo.